Ciao, sono Martina e sono quella della libreria Diviso per Colori. Questa per intenderci. Ma bentrovati e bentornati sul mio canale, come state? Tutto bene? Spero stiate bene. Allora, è la terza volta che faccio questo video perché ha suonato il corriere due volte, quindi... Vabbò, comunque oggi parliamo di Quelli Perduti. Questa collaborazione è una collaborazione con l'autrice e però ci tengo a fare una piccola introduzione per farvi vedere la meraviglia di questa cover che ha fatto Mag e non mi ha pagato per dire, non è una DV assolutamente, però ci tenevo perché davvero fa delle copertine spaziali, secondo me davvero una penna e un, non lo so, è, secondo me ha un'arte tutta sua e mi piace tantissimo. Comunque, allora parliamo di questo libro, ma prima facciamo un passo indietro perché dovete sapere che io leggo Daphne dagli albori della sua carriera come scrittrice e lei ha iniziato a esordire come un'autrice rom-com, anzi più che rom-com, chick lit, cosa che io odio, chick lit, eppure i suoi sono secondo me spettacolari perché riesco veramente a ridere con i suoi libri ed è una cosa che non mi capita mai. Vabbè, insomma, quindi diciamo che le aspettative con questo libro erano alte, molto più alte che con quelli sbagliati. Perché? Perché con quelli sbagliati arrivavo da due chick lit che ho amato insindacabilmente, ma comunque era un sottogenere del romance completamente diverso e quindi non sapevo cosa aspettarmi. Sapevo che Daphne mi poteva donare tantissimo, ma non sapevo così tanto, quindi... Sì, le aspettative c'erano, erano tante, ma non così alte. La differenza è che con questo, raga, le aspettative sono triplicate e devo ammettere che Daphne è riuscita a sbalordirmi e a raggiungerle superandole addirittura. Qui parliamo di Ludovico e Celeste, che sono i migliori amici di Jacopo e Nora, precedenti protagonisti del precedente libro. I libri sono autoconclusivi, quindi potete tranquillamente leggerli anche senza aver letto i precedenti, ma ve lo consiglio perché le storie meritano tantissimo. Non vi dirò niente, perché in realtà dentro questo libro c'è un plot twist pazzesco che mi ha fatto piangere anche tutte le lacrime che avevo in corpo. Sono ancora sconvolta perché io non leggo mai di sera, è una cosa che odio fare per il semplice fatto che dopo non dormo la notte e io ho bisogno nettamente di dormire, perché ogni volta che leggo di sera poi mi ritrovo a sognare i protagonisti. Lo so, ragazzi, sono pazza psicopatica e il mio cervello è pazzo. Però succede esattamente questo, succede che io leggo, ok? E poi mi ritrovo a sognare i protagonisti, soprattutto se magari non finisco il romanzo, cioè se tipo io non finisco il romanzo, mi ritrovo la notte a sognare varie ipotesi su come finisce il romanzo, cioè capite che è da psicolabili. Quindi cosa ho fatto? Ho detto ma sì, lo continuo, però devo impormi di finirlo. Infatti ho finito che era tipo mezzanotte e mezza, circa più o meno, e io piangevo come una disperata arrivata alla fine, perché non mi aspettavo questo, non mi aspettavo che lei, cioè che loro come protagonisti riuscissero a farmi emozionare, a farmi capitolare così tanto. Sono due protagonisti molto diversi da quelli che siamo abituati normalmente, perché comunque lui è... Allora, non è un bad boy, è un golden boy con un amore pazzesco per la vita e la famiglia, che ne ha passate di tutti i tipi e da ogni cosa, da ogni momento buio della sua vita ne è uscito anche in maniera molto vincente e sempre a testa alta. Ludovico questo. Celeste è una delle protagoniste più belle forse di cui io abbia mai letto, ma per il semplice fatto che è di una dolcezza inimmaginabile e poi è come se fosse esattamente l'incastro perfetto di Ludovico, cioè è come quel pezzettino di puzzle che è lì in disparte, che non sai dove va, ma che trova l'incastro perfetto, cioè come se fosse stata creata per essere
al suo fianco, ed è una cosa che a me ha fatto impazzire, la loro storia, la loro ricerca di famiglia, una famiglia che non è una famiglia di legami di sangue, ma è una famiglia fatta proprio di amore, di rispetto, di amici, è pazzesco. Cioè, con questo libro, secondo me, Daphne ha proprio fatto un passo in avanti, ma con la sua scrittura, ma soprattutto con la caratterizzazione dei personaggi, che secondo me è pazzesca. Questa serie è molto introspettiva, ma è una serie proprio fatta con questa introspezione, è un'introspezione che avevo trovato anche nel primo volume, che avevo apprezzato e che mi è piaciuto tantissimo. Poi anche gli ambienti, loro due che volano a Parigi la prima volta, cioè proprio coinvolgente. Lo spicy è giusto, ponderato, non è mai troppo e nemmeno troppo poco, ed è coerente con la storia. Anche il finale, raga, il finale mi ha spezzata, perché è un bellissimo happy ending, cioè l'happy ending, ma è giusto per loro, per la loro storia, per la loro vita, cioè non c'era finale differente se non quello che Daphne gli ha dato. È veramente, sono sconvolta. Tra l'altro è un libro proprio che ho vissuto, che ho immagazzinato, che ho ponderato un po' alla volta. È qualcosa di meraviglioso, oserei dire, cioè davvero. Cioè, tra l'altro lei mi è piaciuta anche per un altro punto, che è un punto che io amo molto nelle protagoniste. Ha una famiglia che la tiene prigioniera e che non la lascia libera. E quando trova Ludovico, si trasforma in un'altra persona per trovare questa libertà. E Ludovico la perdonerà ad un certo punto, perché si renderà conto che lei sfuggiva dalla realtà per trovare e per essere una persona migliore, ok? Ed è una cosa che veramente, raga, è pazzesca. Cioè, è proprio come Daphne è riuscita a descrivere tutto questo che mi ha devastata, letteralmente. Quindi, io vi consiglio caldamente di recuperare questa storia, di recuperare questo romanzo in particolare, di leggerlo, di amarlo e di comprenderlo, perché per me è stato letteralmente, raga, amore a prima pagina. Tra le altre cose, qui sotto nell'info box vi lascerò tutti i link ai libri precedenti di Daphne se li volete recuperare, e ci vediamo su Instagram e su TikTok per il Ti consiglio un libro da un estratto che mi ha fatto ridere ma emozionare allo stesso tempo, ed è stupendo, c'è veramente proprio un qualcosa che, oh, wow. E niente, se non vi piace non ditemelo, cioè che sia proprio chiaro e tondo, non voglio saperlo, perché per me questo libro è qualcosa di, non lo so, è davvero... L'ho detto anche a Daphne, l'ho detto anche nelle storie, quando avevo finito di leggere, che questo finisce dritto tra i miei preferiti del 2024, perché è qualcosa di... penso sia insuperabile, letteralmente, penso sia insuperabile. Ho amato tutti i libri, dicevo, di Daphne, ma questo secondo me è proprio una spanna sopra, anche come stile, come caratteristica, cioè tutto. E niente, quindi noi ci vediamo prestissimo, sempre qui su YouTube con un nuovo video, e niente, un bacio, alla prossima, ciao, e grazie Daphne per avermi donato anche questo gioiellino.